PC Gamer. Time to play. Ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89 e ben ritrovati sul mio canale con un nuovo episodio di Tomb Raider 3! Quarto livello, caverne di Calia. È qui che troveremo quel pirlone di Tony, rifaremo il Daratana e ci prenderemo l'artefatto infada. Ok, direi di cominciare subito andando da questa parte. Come vi ricorderete qui saremo in un labirinto, quindi vediamo di non perderci e cerchiamo di trovare subito la strada giusta. Dovrei ricordarmela senza problemi. Comunque, non si sa mai, ci si può sempre perdere in un labirinto. Oh, qua intanto c'è un mastro che ci viene incontro. Noi ce la filiamo! Qua adesso ne cadrà un altro. No, devo andare ancora più indietro. Più indietro ancora. Ancora! Corri, Lara, corri, 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 corri! Sì, massi, che pericolo! Quando si gioca la prima volta, qui sicuramente si schiatta, perché uno mai si può aspettare che arrivi un mastro in quel momento. Wow! Allora, in questo labirinto ci sono nascosti anche alcuni oggetti, tipo medikit, bengala, munizioni. Solo che io non so dove stanno tutti, quindi diciamo che girerò un po' così. Vediamo se trovo qualcosa. Ecco, un serpente qui. E un medikit. Vabbè, dai, facciamolo fuori. Visto che l'ho trovato, pigliamoci il suo medikit, dai. Anche se, ripeto, non troverò tutto, perché questo non è un perfect gameplay. Non mi interessa trovarli tutti gli oggetti. Più che altro mi interessa trovare solo i segreti. Comunque in questo livello mi sa che non ce ne sono neanche. No, mi sa di no. E vediamo, se proprio riesco a trovare anche qualche oggettino extra, ben venga. Ecco, munizioni per fucile. Ok. Adesso, torniamo indietro. Allora, qual era l'inizio? E da questa parte c'è qualcosa di utile? Oh! Non mi ha preso per un pelo! Non c'è neanche niente qui? Va bene, grazie lo stesso, serpente. Che bastardo. Allora, andiamo da questa parte adesso. E qui? Qualcosa di utile? Lì c'è un masso. Andiamo di qua. Qua c'è qualcosa? No, non c'è niente. Vabbè, dai, io direi di andare avanti adesso, perché comincio già a nervosirmi con questo labirinto. Allora, è di qua che devo andare? Ok. Spostiamolo ancora. Se non sbaglio l'ho spostato tipo 3-4 volte. E poi si piglia quella via. Ah, due volte sole, è possibile? No, qualcosa non va. Qua è dove siamo arrivati, se non sbaglio. Ah, vabbè, va bene lo stesso, sì, andiamo da questa parte. Invece di spostare il masso, andiamo direttamente di qua, ok. Invece di spostarlo più volte, abbiamo già aperto il passaggio. Va benissimo, va benissimo. La strada dovrebbe essere questa, quella giusta. Qua non c'è niente. Ok. Ah, ecco, sì, mi ricordo che si scende. Quindi, fin qui ci siamo. Posso anche già salvare lo stato. Cioè, la partita, perché qua non si salva lo stato come negli emulatori. Però fa lo stesso, dai. Che bello questo rumore del terreno, eh? Mi piace un casino. Che bello, è rilassante. Ok, andiamo avanti. Arrampichiamoci qui. Poi andiamo da questa parte. Ok, siamo anche quasi arrivati. Mi sa che bisogna andare di là. E quella è la via giusta. Magari diamo un'occhiatina in giro se trovo qualche oggetto, vediamo. Io ci provo. Andiamo da questa parte. Di qua può esserci qualcosa di utile? Oh, un serpente! No, mi ha preso, bastardo! Per non prendere neanche niente, poi. Bastardo! Schifoso! Vabbè, tanto c'è un cristallo della salute poco più avanti, per cui no problem. No, vabbè, dai, lasciamo perdere. Torno indietro per evitare di perdermi. Se no mi sono già perso. No, no, dovrebbe essere di qua. Anche perché voglio trovare subito il cristallo della salute.
Altrimenti si schiatta, perché sono avvelenati in questo momento. Ah, ecco il cristallo, perfetto. Bengala, che piglio subito. Qua salvo la partita, perché sotto aspetteranno altri serpenti, bastardoni, che tenteranno di avvelenarmi ancora. Però la cosa... Anzi, ah, sì, qua c'è un bengala, assolutamente. Ok, perché sotto è buio, mi ricordo. Ok, vai, mi avete mancato, mi avete mancato, mi avete mancato! Qua c'è un mazzo che ci rincorre adesso, c'è un mazzo! Dai, che ce la facciamo senza problemi ad evitarlo, su! Corri Lara, corri! Brava, 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 brava! Brava, brava! Brava, brava! Come facevano a Zelig, vi ricordate? Ok! E fin qui ci siamo! Ah, c'è un altro cristallo per la salute, ottimo! C'è anche un medikit piccolo. E ora siamo pronti ad affrontare quel pirlone di Tony. Intanto salvo. Ok. Possiamo già cominciare a spararlo, tanto è un pirla, perderà tempo. Di solito io questa boss la sconfiggevo girando attorno alla stanza, però poi guardando alcuni gameplay, tra cui quello di Jill Alpha Team, che saluto. Ciao Jill! Ho visto che si può sconfiggere in modo molto, ma molto più facile, saltando in modo laterale così e continuando a sparare. Io ovviamente mi complico sempre la vita. Grande Angelo, grande. Sei sempre il solito. È già morto, guardatelo. Tiè, ti sparo finché schiatti definitivamente. Tiè, 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 tiè. Pirla di un pirla, pirla! Oh, finalmente. E che cacchio. Perfetto. Quindi lì è il primo artefatto. Qui ci sono munizioni per lanciagranate. Qui si trova anche il lanciagranate. Finalmente, un'arma potente. Un lanciagranate abbastanza diverso da quello di Tomb Raider 2. Comunque, sempre bello, dai. Sempre bello. È sempre un lanciagranate, per cui... Ok, saltiamo qui. Recuperiamo la pietra in fada. E gustiamoci il filmatino. Spero non mi consideriate Mark un Willard. interrogatore ritardato che forse avete conosciuto, signorina Lara. Io sono il dottor Willard, ero venuto a parlare con Tony di persona, ma sembra che voi abbiate svolto un lavoro molto più efficace. Mi avete impressionato indubbiamente, avrei Come fa a dell'altro saperlo da poi? offrirvi. Che Ci cosa? spiati? Lasciarci le penne con qualcun altro dei vostri ragazzi? No, grazie. Fortunatamente sono state le uniche cose che abbiamo lasciato sul campo. No, la mia richiesta è per altri tre artefatti No, perché gliel'hai fantastici. detto? Porca L'artefatto del miseria. pigliù in fada era unico, non esistono altri. Vabbè. Comunque, perché vi interessano? Ve lo mostrerò. Questo reperto non è originario dell'India, arriva da un'isola dell'Antartide, proviene da un meteorite ed è stato modellato dai polinesiani che millenni fa risiedevano in quella zona. Vedete? Un materiale sconosciuto, assolutamente unico. E come ha fatto a finire qui? Forgiato dai pianeti, scolpito dai polinesiani, disperso dagli stupidi. I nostri scavi e le nostre ricerche ci hanno fatto scoprire questo, il diario di un marinaio imbarcato a bordo della nave di Sua Maestà Beagle durante la spedizione di Charles Darwin. 14 agosto 1834. Questo viaggio sta diventando troppo noioso per essere raccontato nel diario. Le mie avventure sui mari sono una lagna mortale. Ore e ore spese a osservare gli uccelli o a raccogliere e A conservare salvare gli fiori, uccelli, Non da sempre presenci. inseguendo le blasfeme idee del comandante Darwin. Ma questo al momento non mi interessa. Voglio solo del cibo. Qualcosa di diverso dalla brodaglia vegetale che si mangia qui. Salsicce? Oggi abbiamo stretto un patto, noi cinque. Gli unici campioni che raccoglieremo saranno di carne. Pura, solida, sanguigna carne. Non c'è più neve, non vedo più le tracce. Tu continua ad avanzare, ormai gli siamo addosso. E più avanti tu, no? È facile quando avanti si diceva un altro, eh? C'è qualcosa qui. Che cosa? Ehi, ce n'è un altro. Credete che valgano qualcosa? Troppo tardi, ce ne sono soltanto quattro. Non c'è niente per te. Paul. Parla poco e scappa di più, imbecille. Chi è? Pirlone. Così impari.
Sì, con più calma tu a sparare, mi raccomando. Aia, che brutta morte. I baci sul collo non si scordano mai. Sembra di vedere Resident Evil così. Steven, corri, corri! Presto! Presto! Corri! Più veloce! Corri, Steven! Presto, corri. Presto! Ah! Anche quel lupo, brutta morte. E basta con queste immagini, che cacchio, non siamo mica Resident Evil davvero. Che nessuno dica niente al comandante. O dovremmo tornare laggiù a caccia di quelle creature per i suoi esperimenti. Paul è caduto in un crepaccio, d'accordo? D'accordo, Steven. Amen. Steven sarebbe stato l'unico superstite di quei quattro. Tornato a Londra, ha venduto l'artefatto in preda a una superstiziosa paura. Dopo aver visto i compagni uccidersi fra loro. Uno qui in India, uno nel Pacifico del Sud e uno nel Nevada, i luoghi dove vi vorrei inviare. Mi sembra interessante. E ti pareva, quindi non è finita qui con l'artefatto in fada, dobbiamo andare ancora in Nevada, Pacifico del Sud e Londra. Vi pareva? Vabbè, pazienza. Allora, caverna di Calia, cronometraggio 6 minuti 53, sì, questo livello è corto, anche mi sono prolungato solo per cercare qualche oggettino, ma vabbè. Nemici uccisi 4, ok. Io ovviamente direi di cominciare dal Nevada, perché diciamo che è la mossa più intelligente, visto che ci toglieranno prima tutte le armi, per cui andiamo prima in Nevada, ok? Nevada! Vabbè, poi metto ok. Per il momento io vi ringrazio per avermi seguito, spero che questa parte vi sia piaciuta, se vi è piaciuta mettete un mi piace, se non vi è piaciuta mettete un non mi piace, insomma fate come cacchio vi pare, io vi do appuntamento al prossimo video a questo punto, e in Tomb Raider 3 ci vedremo quindi in Nevada. Ciao ragazzi, ciao. Oh.